Il presepe di quest'anno è ispirato alla campagna L'Italia sono anch'io, la campagna per i diritti di cittadinanza dei minori stranieri. Io sono uno dei 19 che ha presentato in Cassazione le proposte di legge di iniziativa popolare e mi è sembrato logico che appunto fosse caratterizzato su questo tema il presepe di questo anno nella nostra chiesa di Perignano. Quasi 1 milione di minori stranieri presenti in Italia che sono vittime di questa legislazione che nel nostro paese rende difficile l'integrazione, una politica dell'immigrazione che da anni non fa scelte e anzi cerca di ostacolare con pregiudizi ideologici quello che sarebbe l'iter normale di una migrazione di persone che cercano lavoro, che si insediano in territori e portano ricchezza e benessere nei territori dove si insediano. Ho voluto come sempre immaginare Gesù calato nella storia di oggi e quindi pensare a Gesù come un bambino che nasce da una coppia di palestinesi, come in effetti poi è stato nella storia, e che quindi si trova a vivere in un paese che non rende facile il suo ingresso come cittadino in questo paese. Quindi Gesù non potrà diventare cittadino italiano, sarà molto complicato. Vogliamo con questa firma facilitare questa cosa, che Gesù diventi cittadino italiano. È un modo che noi cristiani possiamo usare proprio per dire che il Natale è l'incarnazione di Dio nella storia, quindi è trovare il modo di rendere attuale oggi questo messaggio del Vangelo. Accanto a Gesù le storie immaginate di tre bambini nati da una coppia di genitori dell'Ecuador, da una coppia di genitori del Senegal e da una coppia di genitori della Cina, che appunto qui vivono da anni, che giocano con i nostri ragazzi, che hanno i sogni come i nostri ragazzi, chi vuol fare la ballerina, chi vuol giocare a calcio, chi gioca bene a pallavolo, fanno le nostre scuole e devono avere il diritto di poter diventare cittadini italiani. Quindi questo è un po' il messaggio che quest'anno vogliamo dare, però non è soltanto un messaggio, perché accanto al presepe c'è un tavolino e a questo tavolo si siederanno dal giorno di Natale fino all'8 gennaio amministratori del nostro territorio, il presidente e diversi assessori della provincia di Pisa, il nostro sindaco e i consiglieri di maggioranza e di minoranza del nostro comune e altri assessori e consiglieri di altri comuni, altri sindaci del nostro territorio, che verranno qui a staffetta ogni giorno dalle 11 a mezzogiorno e dalle 5 alle 6 ogni giorno festivo, quindi Natale, Santo Stefano, 1º, 6 e 8 gennaio, saranno qui nella pausa delle messe per raccogliere le firme. Quindi io mi auguro che vengano tanti cittadini, tanti cristiani prima di tutto, perché Natale è un messaggio prima di tutto per noi cristiani, che dobbiamo uscire da questo blocco di una fede troppo fatta solo di devozione e di preghiere, che poi non si vede mai quando c'è da impegnarsi per la giustizia, però anche tanti cittadini, persone di buona volontà che magari si affacciano qui nella nostra chiesa per fare questo segno di civiltà, una firma perché Gesù diventi cittadino italiano e perché con Gesù diventi cittadino italiano tutti quei migliaia e migliaia di bambini, di ragazzi che sono nati nel nostro paese e devono avere il diritto di sentirsi come noi italiani. Quindi buon Natale nella cittadinanza per tutti e nella giustizia per tutti. Soltanto pochi giorni sono trascorsi dai tragici fatti di Firenze, una strage che ha una chiara matrice razzista. Questa è una nota di grande amarezza e veramente rende ancora più attuale il pensiero e il progetto che abbiamo avuto quest'anno per il presepe, perché quanto sia pericoloso il razzismo, quanto sia pericoloso il razzismo come cultura, come parole di cattiveria, lo abbiamo visto, perché poi una mente malata o una persona che magari non sa gestire bene i suoi sentimenti trova in questi pensieri e in questa cultura di razzismo trova un terreno fertile per compiere gesti come quelli assurdi e criminali che sono stati compiuti. Sono anni che noi diciamo non si può banalizzare chi parla e dice parole di razzismo, di violenza, di espulsione sugli immigrati, perché poi questo provoca prima o poi qualche situazione tremenda, e io sono contento di vedere come la nostra regione, i nostri territori hanno reagito in modo fermo su questo. Noi vogliamo veramente dire
un no assurdo e assoluto al razzismo come impostazione della vita. Vogliamo che il sangue innocente di questi ragazzi che cercavano qui di tirar su dei soldi per le loro famiglie e per la loro vita ci faccia capire che non si può scherzare con queste cose, che non si può banalizzare come uscite estemporanee di qualche politico un po' folle certe cose che vengono dette. Il mare di Lampedusa ha ingoiato migliaia di creature innocenti, di persone che venivano a cercare un futuro per la loro vita, e tutto questo spesso è avvenuto nell'indifferenza, nella noncuranza, nel disturbo quasi, no? Per cui è veramente una delle cose più pericolose del nostro tempo. Il razzismo l'abbiamo visto a Firenze, l'abbiamo visto anche nel nord Italia, in tante situazioni che si sono verificate in questi ultimi mesi. Bisogna su questo alzare veramente il livello dell'attenzione, ecco, nella nostra regione, ma anche in tutta Italia, perché insomma non si possono più tollerare espressioni e frasi come quelle che abbiamo udito in questi ultimi anni in Italia.